tutti. Allora, video, risposte. Questo è il Nika risponde 9 e rispondo alle domande dell'8 che mi avete lasciato sul Nika risponde 8. Allora, andiamo con le prime domande. C'è Giorgia Dom, che saluto e le mando un bacio. Mi dice, ciao Nika, perché hai scelto proprio i nomi Jason e Sharon? L'avevamo già risposto ad altre ragazze. Perché comunque, non togliendo niente di bellezza, perché tutti i nomi da più o meno sono il suo perché, sono uno è bello per una cosa, però Mario, Giovanni, Luca, belli, però volevamo toglierci un po' da quello, Sharon e Jason, ci piacevano i nomi americani, abbiamo scelto quelli. E da quanto hai iniziato a utilizzare gli acrilici? Sarà 3 mesetti adesso, più o meno, credo 3 mesetti in circa, però pochissimi mesi comunque. Grazie, mi saluti, ciao Giorgia. Poi, allora, è arrivata Linda, Arlinda Kelmendi, ciao Linda. Allora, ti ringrazio tantissimo, giuro il tuo coach. Ok, prima domanda, quanto mi vuoi bene da 1 a 10? Ma da 1 a 10? Ma non c'è un numero, all'infinito, tantissimo ti voglio bene. I tuoi nomi preferiti? Quelli che abbiamo scelto dei nostri figli, Sharon e Jason, anche Alan è un bel nome. Il mio Monica, Chicco. Preferisco Nika, perché Monica è troppo normale, non dico che fa schifo, però non lo so, abbiamo sta fissa qua un po' particolare, mi piacciono questi un po' originali. Poi, se un giorno ti svegli e non ritrovi più il tuo cibo, quale sarebbe la tua reazione? Dipende, se è un cibo che... Ricordati del croccante. Che ti è mancato il croccante. È vero. Ah sì, adesso, appunto per questo ve ne racconto una. Ero andata all'LD, ci sono dei croccanti a 49 o 59 centesimi, adesso non mi ricordo, sono quei croccanti caramellosi di mandorle lì. No? Ne avevo presi 2. Ho detto, uno io, uno il Gesù, perché lasciarono quello, non gli piaceva. Sono spariti tutti e due, io arrivo a casa e tu ma dove è il mio croccante? Ho cominciato a dar fuori, ma perché? Ti fa male due? Tutta una cosa così, questa è stata la mia reazione, cioè mi mancava, io sono venuta a casa con la voglia e ho detto arrivo a casa, mi siedo comodo, mi rilasso un attimo dopo il lavoro, di tranquillo, mi mangio il mio croccante, non c'era più. Perciò immaginatevi la scena, quando hai il languorino, non, cioè capiterà tutte le persone credo che hanno, avevi proprio quella voglia di mangiarti, ce l'ho acquistato, ma non lo mangio oggi, lo mangio stasera quando torno a casa, bella figurati. Anche un'altra volta ti è successo. Sì, e qualcuno della mia famiglia mi mangia le cose. Poi, se tra 10 anni, tra parentesi dipende, Sharon viene e ti dice mamma, sono incinta, come sarebbe la tua reazione? Contenta. Bella domanda. Io vi dico prima di tutto da grande non voglio avere figli, voglio abitare da sola. La mia reazione sarebbe rimarrei così un attimo e poi la situazione la si affronta perché purtroppo nella vita le cose vanno affrontate. Ma non voglio avere figli. Ho capito amore. Ma sei piccolina adesso. Insomma, adesso sono mamma, ma questo episodio meno male non abbiamo dovuto ancora affrontarlo, ma se dovrebbe succedere penso che comunque un pochino e se da mamma rimarrei male. Poi dipende se è innamorata di questa persona che comunque creerebbe una famiglia, se si ritrovasse da sola mi dispiacerebbe, farei di tutto per comunque aiutarla, quello. Però rimani male, giustamente, è una cosa che ti toccherebbe un attimo. E se Jason ti direbbe non mi sono incinta una? Trapano! Disgraziato. Allora, poi, vorresti aprire uno studio tutto per te? Se l'hai già quasi. Sarebbe bello. Sarebbe bello, però va bene anche così. Va bene anche così. Allora, descriviti in 3 parole. Generosa, simpatica e una testona dura, quello sì, perché quando voglio una cosa mi impunto. Testona. Allora, simpatica e gentile. Io ho 12 anni, mi scrive Linda, e non riesco a stendere bene lo smalto nell'altra mano. Allora, fai fatica a stendere bene lo smalto all'altra mano. Che cosa mi consigli? Allora, giustamente, faccio fatica anche io a stendere lo smalto con la mano sinistra sulla destra. L'unica cosa che ti consiglio è appoggiarla bene, fai finta che ho perso il tavolo, tienila bene salda, ferma,
e anche l'altra magari cerca di appoggiare il braccio, così almeno non è sospeso e eviti la tremarella, perché può capitare anche quella. Cerca di avere un appoggio con tutte e due e pian piano stenderlo, perché l'unico consiglio che posso darti è quello, che altro che siano ferme, che non ci sia tremarella, perché capita che può tremare un po' la mano con la sinistra, perché giustamente, sempre se giustamente non sei mancina, per carità, o se no la destra. L'unico consiglio che posso darti è quello. E poi vediamo, guardi pomeriggio 5? No, perché mi sta antipatica Barbara D'Urso. Spero che adesso non mi odi qualcuno, però mi sta antipatica. Non riesco, quando parla mi irrita, mi dà i nervi, per carità. È famosa, c'ha tutti i suoi... no. Allora, spero che le mie domande ti siano piaciute. Un gigantissimo bacio a tutti, anche a te. A me piace Barbara D'Urso. A me? Non mi dispiace, va gusto. È una bella donna. No, ha la sua bella carriera e tutto, fa trasmissioni comunque che non sono brutte, è famosa, per carità. Però non lo so, c'è qualcosa che a me mi irrita. Vabbè, a me è una cosa. Però giustamente è una cosa mia, poi per carità, è come la pensa Nika sempre, mi raccomando. E allora, vediamo, ok, con Linda finito un bacio, appunto. Silvia Mudadu, allora... cosa faresti un giorno se ti svegliassi e andassi nella tua postazione e vedessi tutti, ma tutti i tuoi smalti rovesciati, formando un colore orribile e non solo? Sopra ci sono tutti i tuoi glitter e tu dovresti fare un anellar con quel colore orribile e tutti i brillantini sopra con il tuo bellissimo e splendido pennello di Night Storm. Mamma mia, sarebbe una cosa brutta, madonna. Però magari se è uscito un bel colore. Però no, col pennello di Nightstone no. Perché sapete che lo uso per gli acrilici. Ma se proprio dovessi farla, io no, è vero, mi piangerebbe il cuore. Piuttosto no, no, no. No, 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 no. Non voglio pensarci. Mamma mia, che domandona. Sarebbe brutto. Prima di tutto, tutti i miei smalti rovesciati, e fare un bel calderone lì di colori, tutto con i glitter, usare il mio pennello Nightstone. No, butterei via tutto piuttosto. Poi, quanti anni hai? 37. Farai il room tour? Me l'avete chiesto già in tanti. Vediamo con l'anno nuovo, vedremo. Non è un no, ecco. Poi, se dovessi andare in un negozio dove solo tu puoi comprare tutto gratis, quale sarebbe? Io lo so. Acqua e sapone. Oh, mi pensavo un'altra cosa. Cioè, cosa volevi? Sephora? E c'è anche Sephora, Douglas, insomma, quei negozi lì di beauty, di robe, nail art, tutte quelle cose lì. Io meglio World. Anche la Kiko. No, ma Kiko c'è poco da prendere. Io nelle cartolerie. Cioè, una volta che... Adesso col periodo natalizio non buttiamo via niente. Cioè, hai la possibilità, una non è che... Allora, adesso le cose più costose. Giustamente. Anche la Sephora. Tutto gratis. Appunto, dato che è gratis, prendo le cose più costose, che se no dovrei pagare. Allora andare a Kiko. Allora Sephora, facciamo Sephora, che bello carettino. O Douglas. Anche Douglas. Allora, ti piacerebbe abitare in Sardegna? Sì. Non rifiutare. Tuo zio al mare. Mio zio, sì, adesso poverino non c'è più. Cioè mia zia abitano in Sardegna. Ah, aspetta. No, non è Nuoro, è... Ma che nome strano che ha, che non mi viene in mente. Comunque ci sono andata da piccolina e il mare, i posti sono spettacolari. Eh sì, mi piacerebbe, sì. Anche Sicilia. Anche Sicilia. I posti bellissimi, ragazzi, hanno il mare lì. E poi gli inverni non sono così rigidi come qua al nord, soprattutto quello. Beate voi se sei della Sardegna, perché se me l'hai chiesto vuol dire che sei della Sardegna. Non l'hai detto. Ti adoro, spero che mi risponderai. Fatto. Mi saluti e un bacione a Sharon, Jason. Grazie. Ho la loro età. Oh, cucciolotta. Ciao, un bacione. Grazie mille. Poi, Sanda Vilover mi chiede, quanti anni hai? 37. Ti piace Violetta? Io non la seguo, non dico, cioè, è bella ragazza, perché so chi è comunque, ma non la seguo perché la mia Sharon guarda Sam & Cat, altri telefilm da ragazzini, perciò non la seguo, non,
non mi piace perché appunto non la seguo, non saprei neanche sinceramente il succo di queste puntate. A me sinceramente non piace, e ognuno c'è i suoi gusti. Ognuno. Grazie se mi risponde, hai fatto, prego, grazie a te. Poi Patrick Stanciu, che aspetta, mi aveva detto il nome una volta ma non me lo ricordo, scusami tanto. Ciao, tanto per cambiare. Ciao Nika, se potessi essere proprietario di una profumeria, di una pasticceria o di una gelateria, quale sceglieresti? Profumeria. Profumeria, perché ci sono anche gli smalti. Poi se potessi andare in Messico, quale sarebbe la prima cosa che faresti? Questa però mi sembra tuffarmi nel mare, io, che avevamo detto magari ce l'hanno rifatta, perché no, non abbiamo risposto sto Nika 8. no vabbè, abbronzarmi, mettermi bello tranquillo al sole con la sabbia bella Playa del Carmen, Cancun. Oh, che bello. Però sì, calma un attimo, per abbronzarsi prima metto una crema, per favore. Sì, perché sì, sennò mi fa fare ancora 15 giorni. No, io in Messico non mi sono scottata. Santo Domingo, sì. Santo Domingo, sì. 15 giorni in camera. Che qua, mamma mia. Ok, vabbè. Ciao Nika, sei bellissima e ti adoro, baci, tesoro, anch'io. Allora, bacioni. Poi, Ginny Chanel mi chiede, qual è il tuo animale preferito? Io adoro, sapete, tutti gli animali. Ma ho il mio Chicco, il mio cane, che è qua, è la mia vita, è l'altro mio bimbo. Io sempre dico sempre che di bimbi ne ho tre. Bimbo peloso. Bimbo peloso, questo. Poi, qual è la tua marca di trucchi preferita? Io ho parecchi. Vi parlo di lip gloss perché ho la faccia della mia family. Sempre... Sì, la Maybelline, Rimmel, lip gloss. Poi comunque ho anche il mascara della Rimmel. Poi ho qualcosa della pupa, anche la pupa, anche i miei trucchi, proprio. È il top. Poi spero che mi risponderai presto, sei fantastica, mi puoi salutare, certo. Ciao Ginny Chanel 01 Ginny. Allora, poi Aurora Fiorenza, scusami se sono sempre io, ma siete una famiglia stupenda, grazie. Allora, domanda 1, ok, qual è il tuo cibo preferito? Pizza. 2, ti piacciono le sorprese o preferisci sempre scoprire il regalo? Sorprese. Scoprire il regalo di bello. No, ma... le sorprese, volevo dire. Sì, sono belle. Te le trovi al momento? Non te le aspetti. Però, sai, prendi, sai, i soldi, che hai la possibilità, prendi, te le vai, te le compri le cose. Io me le godo di più. Cioè. Poi sì, sono belle. Le sorprese, certo. Allora, guardi la serie Il Segreto. No! Ma la guarda la suocera che diventa matta ogni sera, la senti là. Ah, ma no! Forse lo stai guardando adesso. È domenica, forse su, sì, mi pare di sì. Mi sembra che su. Poi, qual è la tua stagione preferita? Perché nessuno, appunto, perché non lo guardo. Qual è la tua youtuber preferita? Michelinia, Betta, Stellina Nails, poi la mia bambina. La Loffa. Vabbè, sì, c'è la Loffa, la Camilla Milanesi, e ce ne sono. One X, sì, perché i miei figli già... No, non è più niente. Però sì, ce ne sono tanti comunque che io guardo sempre, alla sera mi metto sui video. Poi, come ti è venuta questa idea di aprire un canale YouTube? Tutto così, diciamo, da quando ho cominciato a colorare, a fare cose strane. Hai visto che ridava? Sì, dai, non facciamo tanto. Dai, che dovevo testare un action cam, ho detto dai, prova a fare un video. E infatti, dopo da lì è partito tutto. Ti piace truccarti? Come sapete, non è che non mi piace, non ho tanto la pazienza, non ho molto la pratica io non con il make-up. Una volta lo facevo, mi truccavo sempre. Cioè, tutti i giorni ti truccavi. È vero, solo che poi cominci, è una cosa e l'altra, e alzarsi e vanno a scuola, cioè, non hai mai tempo di stare lì mezz'ora a truccarti, che poi devi fare sempre le cose di corsa, e diciamo che ho perso per quello adesso. Dite, ci sono tante mamme che si truccano, però io sono una di quelle un po' pigrona. Perché sei sempre colpa mangiata? No, nel senso colpa... tra i figli, tra la casa, tra tante cose da fare, non hai mai il tempo, comunque il tempo per andare in alto, dite voi, lo trovo, è quello sì, sa come mai, devi proprio averci la, non è che non mi piace, però la passione del make up purtroppo non mi è arrivata sulle unghie. Non ci tieni molto?
cioè, in quelle occasioni, certo, ci scappa un po' di ombretto, il mascara, il rossetto, ma mi vedete sempre con lip gloss, perché è veloce, bello trasparente, non devo abbinarlo con nessun tipo di ombretto, è lip gloss, un lucido. No, dai, dillo, perché? Perché? Lo metti per far dispetto a me? Sì, anche per far dispetto a Alan, perché mio dai! Marito... No, sulle... lo metto perché mi piace, a lui gli sta sulle balle. Ma è così bello lip gloss. È bello, a me piace. Ma allora, viva, ma se io devo dargli un bacio? Viva i lip, lui dà fastidio quello perché gli rimane su tutto oleoso. Ma... L'unica cosa... Sentitelo! A me l'unica cosa che mi dà fastidio è quando mi si mettono dentro i capelli. Si agganciano su perché si appiccicano. Ma tu non lo usi per incollare a scuola, per incollare i folle le... a posto della colla, meno glielo compie delle maestre, almeno glielo finisci così, certo, no, sì, scherzo, ciao belli. Poi Otto, il tuo cantante preferito? Non ce n'è uno in particolare, cioè quello che capita ascolto, cioè, musica orecchiabile. Una volta sì, avevo la fissa dei Doors, mi piace, no, che non mi piacciono più le canzoni. Ma no, sto diventando pazzo io. Ma anch'io. Poi 9, attrice o attore preferito? Mi piace Angelina Jolie, Jennifer Aniston. Basta. Poi 10, il tuo hobby preferito oltre credo a fare la nail art? Mestieri. Le pulizie di casa, fare la spesa, fare shopping per me è un hobby. Però comprare, le polveri no. Comprare smalti, aspettate che adesso l'unghia. Le polveri non ti piacciono. No, proprio no. Sei dolcissima, spero che le domande ti piacciono. Ciao, un bacione anche a te, Aurora. Poi, Silvi, cambieresti casa o luogo? No, perché abbiamo già fatto troppi traslochi e sinceramente basta. Beh, perciò basta, Silvi, ciao. Poi Luisa Nitti, se dovresti cambiare città, dove andresti? Messico. Poi Francesca Pellegrino, aspettate, Luisa, ciao. E innanzitutto grazie Nika per avermi risposto, ecco le mie domande. Il tuo profumo preferito? Allora, il mio profumo preferito, Dolce Gabbana, l'ho sempre usato e mi piace tantissimo, adesso non lo sto più comprando perché comunque che prezzi che hanno, sinceramente, gnaff. Poi, la cosa che tieni di più al mondo, la mia famiglia, ti piacerebbe fare la ricostruzione unghie? No, non è una cosa che ci tengo, preferisco, sì, uso le tip per disegnare, per fare le nail art, comunque, però la ricostruzione unghie non mi piace sinceramente. Poi, sei mai andata ad una fiera dell'estetica? Sì, sono andata all'Esteti World a Milano. Poi, la cosa che ti dà più fastidio al mondo e perché? La cattiveria della gente. Poi, mi saluti. Francesca Pellegrino, ciao. Poi, Franci X0X0, non so come si dice, 002. Come hai iniziato a fare video? Ho già risposto prima. Poi Emanuela, niente, quella mi ha detto ti saluto, Allora, Lucia J mi dice, mi saluti, ciao Lucia, qual è la tua nail art preferita? Quella col paperino che ho fatto, se andate a vedere nei miei video ce la trovate. E il rossetto invece, non ho un rossetto preferito, io ho quelli della Maybelline, ma sono colori, non vado dietro a tutte le collezioni, quello che... anche perché poi non è che lo uso nelle grandi occasioni, un po' di rossetto, ma se no mi vedete sempre con lip gloss. E poi Lucia, ciao. Allora, Cat Lady 09, ciao Nika, il tuo negozio preferito? I negozi preferiti sono quelli dove vendono gli smalti. Perciò e Tiger? Anche Tiger mi piace, certo, è vero, c'è anche Tiger. Poi, perché hai scelto il nome Sharon? Ho già detto prima come mai. E per la tua carissima di Madonna, basta. Ciao Cat Lady 09. Poi vediamo, scusate che devo scendere. Ok, altro vediamo. Allora, vediamo. Non riesco più ad andare sotto, scusate, non va più sotto niente. Yeah. Niente, non va più sotto. Niente, forse adesso sì. Le domande sono finite. Yeah. Sono finite, perciò
al prossimo video. Mio marito se n'è andato per spegnere la... Oh, è un cane troppo intelligente, bella gioia. Un cane intelligente, cosa ha fatto? È senza acqua, ci ha messo davanti la padellina. Sì, bello. Cucciolo, amore, hai bevuto? No, adesso te la do, Titi. Oh, amore, mi... Al prossimo. Ciao, la vostra amica.